Terzo mito, la maggioranza ha ragione. Il fatto che un numero elevato di persone creda in qualcosa non la rende una cosa necessariamente giusta o vera. Non si può affermare che una cosa sia moralmente giusta solo perché molte persone vi parteggino. Infatti le persone votano guidate dall'interesse personale per ottenere i maggiori benefici e il costo associato a questi benefici sarà condiviso e spalmato su tutti quanti, cioè su tutti gli altri. Quindi in democrazia chiunque spera di far parte della maggioranza per spartirsi il saccheggio delle ricchezze altrui. Tutti sperano di alleggerire il carico del proprio fardello distribuendolo su terzi, i quali pagheranno il costo dei benefici che essi contano di ricevere. Quindi proprio il meccanismo base della democrazia, il fatto cioè che a decidere sia la maggioranza, è fondamentalmente immorale. Il numero di coloro che vogliono qualcosa prevale su qualunque considerazione di tipo morale o razionale. Il fatto che la maggioranza delle persone abbia un'opinione in comune dà forse loro qualche diritto morale di imporla alla minoranza? In realtà la democrazia è uno strumento di controllo delle menti e dei corpi degli altri, cioè della vita altrui. Cioè uno strumento per imporre la propria volontà agli altri. Cioè per pretendere che gli altri vivano come vogliamo noi.